caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Il motivatore di oggi si chiama Cyril Connolly. Un nome anche questo che non riconosciamo immediatamente. Non è molto celebre presso di noi dal punto di vista popolare, naturalmente. Cyril Vernon Connolly però è stato un grande critico letterario e scrittore inglese, compagno di scuola, pensate, di George Orwell, l'autore di 1984. Cyril Connolly è stato uno dei più influenti critici letterari del suo tempo. È nato nel 1903 ed è morto nel 1974. In tutta sincerità, anche di Cyril Connolly non sapevo assolutamente niente fino a quando non ho sentito una sua citazione pronunciata anch'essa in un episodio di Criminal Minds. E come ieri ti faccio sentire, ascoltare questa citazione direttamente da Emily Prentice, che anche oggi ci fa il piacere di deliziarci con la sua voce. Cyril Connolly ha detto: meglio scrivere per se stessi e non avere pubblico che scrivere per il pubblico e non avere se stessi. Grazie ancora Emily, gentilissima come sempre. Vi ripeto la citazione: Cyril Connolly ha detto: meglio scrivere per se stessi e non avere pubblico che scrivere per il pubblico e non avere se stessi. Quando l'ho sentita mi ha letteralmente folgorato. Anche perché sono un editore e quindi, come puoi immaginare, ricevo molte proposte di scrittori, di libri scritti per il pubblico, di motivatori, per esempio, restando in tema, che hanno scritto un libro sul successo e sul fallimento e scopri che hanno 18 anni. Cosa ne possono sapere del successo e del fallimento, soprattutto a 18 anni, ma più in generale, la cosa interessante, importante, centrale qui per te è il quesito fondamentale. Chi sei? Perché cosa significa scrivere per se stessi? Significa cercare attraverso l'esplorazione di una tecnica, di uno strumento quale quello dello scrivere, cercare di entrare più in profondità dentro di sé, cercare di darsi delle risposte attraverso quelle che sono le nostre emozioni, quella che è la nostra visione del mondo, senza imitare nessun altro, come diceva un grande scrittore francese René Dumas. Essere ciò che si è senza imitare nessuno. Questo ci diceva. Questa è, secondo me, la parte più importante, essenziale, più profonda. Vi è poi una parte più superficiale, che però oggi va per la maggiore, appunto quella imitativa, quella per cui scrivere, suonare, comporre, fare qualunque cosa, disegnare, dipingere, non è più il fine, ma è il mezzo per arrivare al successo. Con tutto il teatro intorno della finta sofferenza mediatizzata, penso ovviamente ai talent show, laddove vi è una rapidità oltre che una ripidità nella messa in scena di qualunque tipo di emozione estrema, quasi per condensare quella che in realtà è, come abbiamo visto fin dall'inizio di questo nostro percorso, dalle parole di Michael Jordan, quella che è la vera gara, la vera costruzione, il vero lavoro su di sé per arrivare, certo, anche al successo nel senso della manifestazione più alta di sé. Ti ricordi quello che diceva Michael Jordan? Il campione si costruisce quando gli spalti sono vuoti. Invece oggi tutti vogliono gli spalti subito pieni, per non parlare del fatto che anche lo strumento della scrittura, anche il libro, l'oggetto libro viene interpretato e promosso, spinto come un mezzo di successo per arrivare ad affermare se stessi. Ho scritto un libro, ho presentato un libro. Non viene scritto il libro per scriverlo, ma per presentarlo.
dal punto di vista di manifestazione del proprio ego, ma anche dal punto di vista di marketing, come si dice, e uso un po' una certa ironia, come puoi sentire, di personal branding. Certamente il libro, come illusione, come inganno, dà una sorta di valore di autorevolezza, ma quell'autorevolezza, figliolo, te la devi conquistare. Devi studiare, devi lavorare. Non è che se fai un libro sei già qualcuno, e infatti il tutto si esaurisce, che sia un meccanismo di autopromozione o che sia semplicemente un meccanismo di celebrazione di sé e quindi di messa in scena, di trionfo del proprio ego, dura lo spazio neanche più di 15 minuti, di 15 secondi. E allora ritorniamo a questa citazione formidabile. Meglio scrivere per se stessi, meglio suonare per se stessi, perché lo stesso discorso possiamo farlo per quanto riguarda tutte le arti, come abbiamo detto. Anche perché lo scrivere comunque dà certamente un'illusione di notorietà, ma è piuttosto di nicchia. Ecco, pensa invece alla musica, in cui questo ragionamento e questa prospettiva è moltiplicata per 1000, per 100.000, con tutta la rappresentazione e il modellamento falso dell'immaginario, del cantante sofferente, del cantante che ha patito la vita e che adesso ti porta la sua verità. Ma quale verità? Ma quale sofferenza? Ma quale conoscenza soprattutto? E allora meglio suonare per se stessi, cercare che cos'è quello che stai creando per te, meglio dipingere per se stessi. E non avere nessuno che ti guarda, nessuno che ti ascolta, nessuno che ti apprezza. Ma come si dice, uno scrive necessariamente per avere un pubblico, uno scrive, dipinge, suona per portare la sua arte al pubblico, per divulgarla, per diffonderla. Certamente, ma quello è l'effetto, non la causa. La causa principale la devi trovare in te stesso. E allora meglio che trovi te stesso ed esprimi appieno te stesso, piuttosto che essere ossessionato soltanto dal pubblicare, dal partecipare al teatrino, sempre più ristretto, perché sempre più affollato, dello pseudo successo, e non avere niente da dire, non avere niente da dare, non avere niente da sentire come verità. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.